Buongiorno a tutti. Oggi andrò a preparare una ricetta facile e veloce e anche piuttosto leggera, un plum cake alle banane. Leggera perché non vi sarà la presenza di burro, che verrà sostituito dall'olio di semi, non ci saranno le uova e inoltre non ci sarà neanche lo zucchero. Ovviamente io per questa ricetta sto utilizzando delle banane piuttosto mature e anche piuttosto dolci, ma se voi lo gradite più dolce potete aggiungere dello zucchero o del miele o dello sciroppo d'acero. Inoltre, volendo, si può fare anche senza lattosio. Io sto utilizzando un latte senza lattosio, ma per chi lo gradisce può utilizzare anche una bevanda vegetale in sostituzione o dell'acqua. Inoltre, io sto utilizzando la farina 00, però se si vuole può diventare anche senza glutine e quindi utilizzare la stessa quantità di farina di riso. A questo aggiungerò anche una parte di farina di mandorle, che nessuno vi vieta di sostituire con farina di nocciole o farina di arachidi o farina di noci, quel che più volete. E in più, per dare anche un tocco goloso, aggiungerò del cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua. Adesso comincerò con schiacciare le banane e poi aggiungerò tutti gli altri ingredienti. Qui ho messo le banane pulite, adesso le schiaccerò con una forchetta. Se voi optate per una versione più dolce, quindi aggiungete dello zucchero che può essere semolato, integrale, quel che più volete, di cocco, quello che volete, e aggiungetelo in questo momento mentre schiacciate le banane con una forchetta. Dovranno essere ridotte a polpa e io vi consiglio anche di utilizzare delle banane piuttosto mature. Dopo aver ridotto le banane in purea, adesso posso aggiungere le parti liquide, ossia l'olio e il latte, e aggiungerò anche in questa fase un pizzico di sale, che ovviamente, come voi già sapete, nei miei dolci non può mai mancare. Ho aggiunto l'olio, il latte e il sale e continuo a mescolare. Infine aggiungerò le polveri e il lievito setacciato. Ho aggiunto tutte le polveri, compreso il lievito setacciato, e continuo a mescolare. In ultimo aggiungerò il cioccolato tagliato a pezzi grossolanamente. Dopo aver mischiato sulle polveri, ho aggiunto il cioccolato, nel mio caso fondente, ma voi potete utilizzare anche quello al latte o quello che più preferite, fare anche un mix. Adesso mischio il tutto e lo verserò nello stampo. Nel mio caso utilizzerò uno stampo da plum cake, ma voi potete utilizzare anche uno stampo per torte o uno stampo per muffin e fare quindi dei muffin o dei mini plum cake, come più vi piace. E dopo che io avrò versato il composto nella teglia, aggiungerò anche una parte di cioccolato in superficie. Per quanto riguarda il cioccolato non vi darò delle dosi, questo dipende dal vostro gusto e da quanto voi lo volete cioccolatoso. Ho versato il composto nella teglia, nel mio caso è da 30 cm, ho aggiunto altro cioccolato in superficie e adesso è pronto per andare in forno, ovviamente preriscaldato a 180 gradi, funzione statica, mai ventilato per i dolci così. La funzione ventilata serve per più che altro per crostate o per biscotti. Cake adesso è pronto, aspetterò che si raffreddi prima di sfornarlo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se è così mettete un like e iscrivetevi al mio canale.